Diretta su DAZN, dal primo all'ultimo turno li trovate solo qui. Gaetano, reazione grigio-rossa, Gustafsson, Gaetano, limite, calcia, giro e pareggia, estraendo una perla meravigliosa, Gaetano, interno destro all'angolo, 1-1 e palla al centro. Ha reagito immediatamente la Cremonese. Ecco qui, quasi sfidato al tiro, Gaetano, in realtà la difesa del Pordenone accorcia anche bene sul talento arrivato dal Napoli, che poi fa capire perché aveva tanti occhi addosso e se l'è accaparrato la Cremonese. Controllo. Castagnetti. Velo di Ciofani per Gaetano, che può andare al raddoppio personale e vi riesce, doppietta di Gaetano e di nuovo parità a Cremona, stavolta a quota 2. Doppio Gaetano, terzo centro in campionato, uno più bello dell'altro questa sera. Rimedia ancora lui, Di Gregorio per due volte aveva salvato il Pordenone, stavolta non può nulla. Palla nell'angolo, è esattamente la stessa meccanica di tiro del gol dell'1-1, da qua la rivediamo ancora meglio, stavolta tiene solo il pallone. Castagnetti, velo di Ciofani per Gaetano, che può andare al raddoppio personale e vi riesce, doppietta di Gaetano e di nuovo parità a Cremona, stavolta a quota 2. Doppio Gaetano, terzo centro in campionato, uno più bello dell'altro questa sera. Rimedia ancora lui, Di Gregorio per due volte aveva salvato il Pordenone, stavolta non può nulla. Palla nell'angolo, è esattamente la stessa meccanica di tiro del gol dell'1-1. Da qua la rivediamo ancora meglio, stavolta tiene solo il pallone. Poco, aveva fallito almeno in quattro occasioni andandoci vicinissima il gol, si era andati al riposo sullo 0-0, ha fatto una scorpacciata, una buffata di reti nella ripresa la Cremo, che prova addirittura il poker e lo trova, poker, 4-0, Gaetano ancora scatenato, il giovane talento in prestito dal Napoli al 48esimo minuto, è 4-0, è poker grigio rosso. Rivediamo il cross dalla sinistra dentro l'area, Gaetano con il destro, palo, gol, bellissimo il cross di Valeri e poi schiaccia il pallone al volo, pallone di nuovo per Luciani, perde palla l'Arezzo, allora può partire in contropiede la Cremo con Strizzolo, Strizzolo in contropiede per Gaetano, attenzione, ripartenza grigio-rossa, entra in area Gaetano, 3-0, mette la palla nell'angolino e chiude i conti al 91esimo, Gaetano, e ci stava la soddisfazione personale, bello anche l'assist di Strizzolo, soddisfazione personale per Gaetano, precisissimo con il suo diagonale nell'angolino, imprendibile, rivediamo, punta l'avversario, entra in area, palla sul destro, cerca l'angolo. Abbastanza elevata, siamo nell'ordine dei 30 metri, forse anche qualcosa in più, conta i passi Gaetano, vuole provarci. Fischia Paterna. Parte Gaetano, deviazione e palla in porta, il vantaggio della Cremonese con Gianluca Gaetano alla mezz'ora. Gliel'hanno lasciata e lui l'ha messa dentro. Gliel'hanno lasciata, sai, devi anche prenderti le responsabilità anche se sei giovane, però hai del talento. Sicuramente un calcio fortunato perché mi sembra ci sia stata una deviazione da parte della barriera e la Cremonese si trova in vantaggio. In una partita che fino adesso sembra abbia fatta più di contenimento, no? Sicuramente lei ci aveva fatto molto di più. E questo avvio lo ha fatto Zortea. Bianchetti, altro lancio profondo, deve abbassarsi di nuovo la difesa di Venturato.
a rimbalzo c'è Gaetano che esplora la soluzione con il mancino, terrificante vantaggio della Cremonese, gol d'autore Gaetano, 1-0. Ha cercato insistentemente la Cremonese questo lancio lungo nei primi, primissimi minuti di gioco e sull'ennesimo rimbalzo al terzo Gaetano ha indirizzato là dove non è potuto arrivare Castrati. Destro, sinistro, palla che sfiora il palo interno e buca la... Ancora un contatto fisico tra i due, non so se ha voluto restituirgli qualcosa Ciofani che ancora sta, forse lo vedete, ecco adesso... Camere sono su di lui, stava parlando a distanza con l'arbitro, recupero alto della Cremonese, Baez dentro, Ciofani al limite di prima, Ciofani, grande idea! E avanti subito la Cremonese con Gaetano, come all'andata, segna lui e sblocca la partita, esattamente come a Via del Mare. 1-0 per la Cremo, ma che assist di Daniel Ciofani! Sul recupero alto, guardatela qui, la palla di prima di Ciofani in posizione regolarissima, stop e conclusione di Gaetano, 1-0 Cremo. Tutto bello, non banale il controllo e poi il tiro a chiudere di Gaetano con Gabriel che è andato dal Pordenone. Squadra dove è cresciuto, Valeri al cross, arretrato, non era male l'idea, poi conclusione a giro da parte di Gaetano, non a sufficienza però. Sovrapposizione di là, cercare il solito movimento di Zortea dentro con la conclusione, forse anche deviata qui a dire la verità di Gaetano, per lo dar fastidio se non altro De Luca, c'è un po' di spazio invece per Zortea che vuole andare al cross, dentro a cercare la conclusione, il piattone in area di rigore con tanto di deviazione di cross. Barberi si è ben piazzato, poi intervento di Gustafsson, palla che diventa buona per Gaetano sul destro, Gaetano vuol farla girare, poi la piazza di Gregorio in due tempi. È stato bravo Gaetano in un fazzoletto a coordinarsi. La Cremonese no? Deve avere pazienza, deve costruire l'azione, guarda. Qui la fa scorrere Gaetano, cerca la sponda, 1-2, buono, con Ciofani, Gaetano cerca il tiro a giro, lo mette alto. Quando va in costruzione di... Ravanelli, Gaetano si gira ancora sul destro, vuole 1-2 di Ciofani, eccolo Gaetano calcia, centrale per Belez, però abbiamo visto questa situazione pari pari. Allunga bene il pallone per Gustafsson che non calcia, apre da Gaetano, in area in 4, Gaetano prova ad andare fino in fondo e poi Bardi con una mano e Zampano la mette in co... Palla invece per Cerabolo, altro duello con Dermacu, poi il sinistro, Gabriele, la parata, Cerabolo ci riprova, era tutto regolare, aveva provato a calciare da fuori proprio Gianluca Gaetano. Entra in area di rigore, cerca spazio per il tiro, per il cross, non ne ha molto, allora prende il fondo, va con il mancino, secondo palo Gaetano, la schiaccia e Lezzerini la alza in calcio d'angolo. Scatta Gaetano, l'ho visto Gustafsson, Gaetano può andare uno contro uno. Gaetano, diagonale, maniera con una mano e Ciofani non riesce nel tap-in. Si è rialzato l'autore del gol dell'1-0 Gaetano che qui riceve il pallone. Ancora Gaetano, dentro da Ciofani. Finito per terra Valzania, gioca comunque la Crema. Questo pallone allora può andare. Valzania. Vicino anche Gaetano, palla di ritorno ancora per Valzania, arriva però Beriscia. La religione, la caccia del pallone De Luca. La palla che rimane alta, va a raccoglierla in qualche modo Gaetano, solito flipper con il rimpallo che non favorisce il 70, Schemper. Rischiose ma che possono portare risultati. Gaetano. Filtrante sulla corsa di Valeri che va al cross, basso, la palla passa, arriva lo Spezia e poi ha firmato con il Lecce. Gaetano prova la verticalizzazione per Cerabolo, poi Henderson di testa, Ravanelli accoglie palla, Gaetano ruota bene la caviglia per Strizzolo, dai e vai con Ciofani, sta reagendo come la Cremonese.
il rigore, trova la deviazione, lo rivediamo, dell'avversario, il numero 23 è Gilli, e il pallone termina in corner mentre c'è il gol della Cremonese. Castagnetti, buono il pallone verticale per Gaetano, destro sinistro di Gaetano, che poi vuol far viaggiare Crescenzi, che arriva col tempo giusto, arriva però col tempo giusto Gustafsson, alza Gaetano. Lungo questo pallone, ma interessante per la corsa di Valeri, scivolata di Castagnetti sul pallone, corpo tiene questa palla Gaetano, buon aiuto, gioca sul filo del fuorigioco, apertura invece lunga per Zortea, che è appena entrato, ma è appena entrato anche Calderoni. Ori, Castagnetti, Bianchetti, malinteso sul passaggio, e ripetiamo anche Alfonso, è parso perfetto e preciso nel tentativo di allontanare il pallone da... davanti a lui c'è Sellar, dentro Zortea, Colombo, Sellar centralmente da Gaetano, largo per Pinato, controllo di Pinato, buona idea per Bolzania, si infila ottimamente Gaetano, che allarga da Baez, si rinnova il duello con Meroni, Baez, messo giù il pallone Gaetano, apre su Zelar che aggancia alla grande, gli passa davanti Val, che blocca subito a ripartire da questa parte con Valzania. Gaetano ad allargare dall'altra parte, inserimento in area di rigore di Zoro. Pinato, cambio fronte per il controllo di Zortea, troppo profondo per la mantina, lo insegue Assi. Gaetano, colpo di testa di Ciofani ad innescare Pinato, passare, palla che rimane lì in mezzo al campo, c'è Capezzi e poi però c'è soprattutto Gaetano che recupera e poi va subito profondo per Sellar o Ciofani, anticipo di Aia sul pallone, 4 gol oggi, però se ne è mangiato uno non male qui Andre Anderson, dentro la Kubiša, anche qui da esterno esterno è chiuso però Sellar, bel controllo, poi girata a Nolucca, interessante, va sul mancino, ci prova comunque, non gli era uscito granché il tiro, comunque arginato e comunque ancora possesso Cremo, Gaetano che la alza dentro da Sellar che la fa passare dall'altra parte, Zortea ancora con la gioco uguale di Ravanelli, Gustafsson, Gaetano cambia gioco dall'altra parte per Ciofani, tocco per Gaetano di prima intenzione nello spazio per Strizzolo che ancora una volta calcia.